Sony Ericsson X10 Mini, avete messo tutto quello che si poteva mettere in un form factor piccolissimo. Sì, sì, questa è effettivamente in sintesi è il concetto di questo prodotto, cioè mettere quello che oggi sono caratteristiche disponibili su telefoni più generosi, in termini di smartphone, in un form factor così, così compatto. Il lavoro, devo dire, ingegneristico, soprattutto di design, è stato molto importante in questo prodotto. Devo dire, grandi investimenti, e credo che onestamente noi siamo molto contenti dei risultati e anche quelli che sono poi i primi feedback che abbiamo ricevuto anche da voi e in generale nelle fiere, nella presentazione del prodotto. Ora sarà evidentemente il mercato a decretare o meno il successo di questo prodotto, ma diciamo che siamo molto confidenti che possa ricavarsi una bella nicchia in questo mercato. Tra l'altro un prodotto che sta andando benissimo all'estero, specialmente ad esempio in Giappone, abbiamo letto dei numeri straordinari. Sì, l'X10, il fratello maggiore, in Giappone è il telefono più venduto. Ha venduto 120.000 pezzi in 3 settimane, uno dei telefoni più venduti nella storia di NTT Docomo, giusto? E oggi questo è un po' la continuazione, vuol diventare, come dire, l'idea di questo prodotto è un X10 di massa, se vogliamo. Questo è il concetto. Infatti il prezzo sarà allineato con questo tipo di strategia e di idea, perché il prodotto che uscirà a 249 euro sul mercato. Beh, in passato abbiamo avuto altri esempi di miniaturizzazione, però con una tecnologia molto più arretrata. Oggi si arriva anche con un parco di funzioni davvero allettante. A chi è destinato questo prodotto? Questo è un prodotto, come dicevo, con un target molto, molto allargato, nel senso che sicuramente non parliamo ai super 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 tecno fan, chiamiamoli, che magari si aspettano anche, come dire, davvero anche altre cose, però è un prodotto che in realtà può soddisfare benissimo proprio i tecno fan, perché ha delle caratteristiche molto forti. Chiaramente il pacchetto di base è quello di uno smartphone di fascia alta, quindi wifi, GPS, processore da 600 MHz della Qualcomm, che devo dire è straordinario in termini di fluidità e di gestione del multitasking in questo prodotto, e una camera da 5 megapixel, una library dedicata alla camera sviluppata da Sony Ericsson che permette quindi la gestione del flash, oltre che il bilanciamento del bianco, tutte quelle feature che, diciamo, il sistema operativo puro non consentirebbe. Quindi il target è sicuramente coloro, diciamo, i quali giovani e anche meno giovani, che però vogliono avere uno smartphone differente, compatto, divertente e completo. Tra l'altro, con la customizzazione dell'home screen Android si superano anche quei problemi che potrebbero derivare da vedere soltanto di primo acchito un terminale così piccolo. Ah, sarà anche difficile da usare. Sì. No, sembra davvero intuitivo e semplice. Sì, infatti c'è entrato un altro dei punti chiave per comprendere il prodotto. Perché effettivamente in un primo, come dire, di primo acchito questa forma compatta può anche indurre a pensare che sia difficile da usare. In realtà è stato sviluppato proprio con questa interfaccia che ora disegniamo a 4 angoli, che quindi ci permette di scegliere quello che vogliamo mettere in questi 4 angoli e quindi di accedere immediatamente a quelle che sono appunto le funzioni che più diciamo frequentemente utilizziamo. In questo caso vi sto facendo vedere alcune di quelle che io utilizzo più frequentemente. Poi l'altra cosa importante è il processore, perché in un telefono così piccolo la reattività ovviamente è molto importante, e quindi poter scrollare, muoversi nei vari menu e accedere evidentemente alle varie funzioni in modo molto rapido ci permette effettivamente di gestirlo con una mano. Adesso ad esempio vi sto facendo vedere quella che è un'applicazione che abbiamo sviluppato insieme al Politecnico di Milano. Un'applicazione che appunto ci permette di disegnare e poi di scattare appunto un'immagine. Il prodotto uscirà appunto tra, diciamo, 3 settimane, ma in realtà siamo già ormai nella fase finale, e
La cosa che a cui tengo a sottolineare è che è un prodotto che sarà disponibile ovviamente su molti canali, quindi vari operatori, possiamo dirli che ormai sono confermati, tra Wind e Vodafone, e poi uscirà anche sull'open market, quindi al di fuori del canale operatore, tutti a 249 euro. C'è una data precisa per la commercializzazione? Sembra un terminale estivo, anche viste le dimensioni. Sì, è un terminale che effettivamente anche perché poi sarà un terminale anche colorato, perché nella confezione troveremo, ad esempio, in un kit, in una confezione troveremo queste due cover, quella nera e quella invece che noi chiamiamo lime. Il prodotto sì, ha già una sua data, diciamo che per noi l'8 giugno è il D-Day di X10 Mini. Quindi D-Day DX10 Mini è un prodotto fresco, comunque pieno di tecnologia, pronto per l'estate. Avrà anche un fratello X10 Mini Pro. Ci puoi dare qualche anticipazione sulla, non tanto sulla disponibilità, però quando se ne comincerà a parlare con. Sì, X10 Mini Pro che è un concetto diverso proprio perché avrà anche appunto una QWERTY, prodotto che arriverà più avanti, adesso non abbiamo ancora esattamente un'idea di lancio del prodotto. Tendenzialmente posso dirvi sicuramente entro l'anno, per ora non mi sbilancio maggiormente anche perché non abbiamo ancora una data più precisa, diciamo, affidabile da poter comunicare. Un'ultima domanda sulle applicazioni pensate e disegnate dal Politecnico. Perché scegliere di provare a allacciare il proprio nome a una realtà così importante? Perché quello che noi vogliamo fare è intanto, ovviamente, i giovani, ma i giovani non solo di parlare dei giovani, direi giovani o di non tutti. Noi abbiamo voluto lavorare con loro fianco a fianco, investirci ovviamente dei soldi e far sì che la loro applicazione non fosse solo, come dire, uno spot e basta, ma vivesse all'interno del prodotto. E questo perché, uno, riteniamo che ci siano dei giovani bravissimi, e questa è la prima cosa. Il Politecnico, a mio avviso, rimane un punto d'eccellenza in Italia e questa facoltà di Product System Design, altrettanto, devo dire, studenti internazionali con grande capacità, idee, creatività, ma anche, non solo creatività, come dire, quella che magari uno intende come così, follia e visione, eccetera, ma anche capacità proprio realizzativa. Quindi, devo dire, molto bella esperienza e vorremmo continuarla e ripeterla. Applicazione già disponibile sul prodotto, ce ne saranno altre anche sul market di Android? Ma ora la strategia iniziale è quella di legare ovviamente l'applicazione ai nostri prodotti. Poi può essere anche che decideremo se abbiamo dei buoni feedback, di renderla disponibile su un mercato più ampio.